Olanda, acqua 2 Alan Campbell, Gran Bretagna, acqua 3 Mars Lacker, Germania, acqua 4 Andrei Sinek, Repubblica Ceca, acqua 5 Angel Fournier Rodriguez, Cuba, e acqua 6 il leader della classifica di Coppa del Mondo, il bulgaro Georgi Bosilov. Qualche deciso problema di allenamento, direi. Avvio della gara previsto tra un minuto e mezzo, quindi tutto sommato più che rispettati anche in questo caso i tempi. Sì, quest'oggi abbiamo di sicuro Alan Campbell, medaglia di bronzo a Londra nel singolo, primo singolista britannico a portarsi a casa una medaglia olimpica. Marcel Hacker, anche lui andò a medaglia nel 2000 a Sydney, per poi vincere un bellissimo campionato del mondo a Siviglia nel 2002. Oggi arriva qui in finale con il secondo miglior tempo, mentre qui c'è Sinek, due volte vice campione olimpico e campione del mondo uscente. L'anno scorso secondo solo a Mae Drysdale, il neozelandese, il fenomeno. Tra l'altro, scorso turno di Coppa, Sinek ha fatto buonissime cose. Stesso ha fatto il bulgaro, lì ha proprio guadagnato il suo vettore di leader. E gara interessante questa, perché in palio bilico sia la vittoria sia tra l'altro la Coppa del Mondo. Coppa del Mondo, per cui tutta da godere. Non c'è nulla di scritto ancora. Costretto a un turno in più però Georgi Bosilov rispetto a Hacker e Sinek, che questo potrebbe fare la differenza. È di sicuro partito molto bene Sinek, non è bellissima la sua tecnica di voga, ma lui ha delle leve notevoli, 2 metri per 105 kg, riesce comunque a prendere acqua dove non arrivano gli altri. Potrebbe avere le braccia più tese, arriva e aggancia subito con le braccia, quindi non trasmette in maniera diretta. Ma questa è una sua prerogativa, un suo stile di voga. Sinek prova il cubano Rodriguez a tenere il suo ritmo in acqua 3 Hacker, sono ancora tutti lì al momento. Si parte sempre molto deciso il cubano e il britannico, poi pagano un po' nella seconda parte di gara. Bosilov, qualche problema di allineamento. Sì, si è visto dalla fase laterale come appunto. A 500 metri transita davanti a tutti Campbell, 0,7 di vantaggio sul bulgaro Bosilov. Poi Sinek, sono i favoriti, sono tutti lì. Campbell prova adesso a risalire, dall'altro Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Bulgaria, Cuba, Olanda, Germania. Sorprendentemente attardato ancora Hacherin in questa fase. Di norma doveva già essere come ripartita la sua fase. Beh, lui di solito ha una tenuta di gara costante, ma ultimamente ho visto gareggiare Hacker benissimo nelle batterie semifinali e abbastanza male in finale. Incredibilmente accedeva alle semifinali e finali quasi col miglior tempo, per poi dopo non riuscire a centrare nemmeno la medaglia in finale. Infatti oggi anche adesso, per quanto sia abbastanza in linea con gli altri, ma non con chi se ne sta andando, e prova a rungare. Eccolo qui Andrei Sinek, 33 colpi la sua frequenza. Vediamo come le barche oscillano e gli atleti devono comunque stabilizzarla di nuovo, comunque riescono a tenere sempre la velocità costante nonostante remino su delle barche che hanno una larghezza pari al bacino di un essere umano, quindi comunque sui 40 centimetri, dei siluri di una lunghezza di 8,40 metri un singolo, largo 40 centimetri, per il peso
pesa scarsi 10 kg un singolo, quindi si pensi come possa essere precario l'equilibrio su una barca del genere. Sinek prova a mettere tutta la luce tra la sua barca e quella degli inseguitori, si fanno vedere in acqua 5 il cubano Rodriguez, in acqua 6 il bulgaro Bosilov e Campbell invece nella parte alta del teleschermo in acqua 2. 17.7 km orari per il vogatore cieco. Si sta andando via, sta andando di prepotenza. Ricordiamo che qui manca l'atleta dell'Azerbaigian, atleta che lo scorso anno riuscì ad arrivare quinto alle Olimpiadi e che quest'anno, appunto, Alexander Aleksandrov, quest'anno ha vinto di prepotenza proprio contro Sinek a Henley, gara match race, gara bellissima che si disputa la prima settimana di luglio, quindi lo scorso weekend, e si è imposto proprio contro Sinek. Intanto si guarda intorno, Rodriguez è intenzionato a attaccare, quindi il cubano guarda Sinek, lo segue, si anche come riferimento ha certamente preso britannico Campbell. Ma Sinek temo che ormai non lo prenda più nessuno. Intanto Rodriguez sta provando a almeno ricucire un po' della distanza tra le due barche. Rodriguez che l'anno scorso sempre qui a Lucerna arrivò terzo, si prese una bellissima medaglia inaspettata. Allora Sinek, Rodriguez, Acker che ha ripreso, non poteva andare così male necessariamente, poi Olanda, Gran Bretagna e Bulgaria, spezzata in due la gara adesso decisamente. Marcel Acker prova a risalire, Campbell è scoppiato in questo tratto di 500 metri. Come lui era, come avevamo detto prima, lui era una barca avanti a Sinek i primi 500 e adesso paga addirittura più di 6 secondi. Come ti dicevo, appunto, una barca nel singolo non conta niente, in un 8 non la recuperi più. 1750 metri, Sinek, Rodriguez, Acker. Ancora Rodriguez si volta, lui che è in acqua 5 per controllare gli avversari, stessa cosa fa Acker in acqua 3. Si guardano tra di loro perché Sinek è là. Non solo controlla, ma adesso sta incrementando il vantaggio. Si era fatto un po' troppo vicino a Rodriguez, il cieco non vuole correre rischi. Vuole lasciarli scannarsi tra il cubano e il tedesco. E farsi gli ultimi 150 metri con maggior calma, se possibile. Ma il vantaggio è tale che non v'è più dubbio. Più interessante la sfida, eccoli qui. Vince a mani basse Sinek, senza mai essere stato impensierito, si può dire. Sinek, Acker, qualche problema di Rodriguez, quasi scompare nel finale, non gliela fa proprio più. È arrivato cotto decisamente il cubano, ha preso un combronzo, che è ciò che conta. Se non altro non è stato un inutile sforzo. Brutta gara certamente per Campbell, questo sì. Questo possiamo dirlo senza timori di sbagliare. Beh, 6.39.40 per il tedesco intanto. Sì, 6.39 per il tedesco, 6.37 per Sinek. Per Sinek. E 6.44 per Rodriguez, quarta piazza per l'olandese Brass, quinta per il... Non si distacca moltissimo dal 6.33 appunto di Drysdale, record del mondo, considerato che Sinek ha controllato, anzi addirittura ha gestito il vantaggio per poi quasi rallentare alla fine, chiudendo il 6.37. Ed ecco l'arrivo, anche per certi versi tranquillo, ormai ha gestito
gli ultimi colpi con estrema tranquillità. A questo punto noi abbiamo, intanto con la conferma della classifica, abbiamo l'ultimo spazio pubblicitario da spendere. Anche in questo caso si tratta di una pausa di poco meno di 2 minuti. Linea allo studio di Roma.